La campagna rimane coperta di uccisi, di feriti, di sangue, di insegne e di armi, di morti, poco meno di 5.000, che a Franco Senesi non è perdonato, sono con grandissima crudeltà trucidati. A distanza di 470 anni, la battaglia di Scannagallo è stata rievocata in Valdichiana, tra Pozzo della Chiana, Foiano e Marciano. L'iniziativa, promossa dall'Associazione Culturale Scannagallo, ha ricostruito gli eventi avvenuti nel 1554 in Valdichiana, culminati nel successo dell'esercito fiorentino di Cosimo I de' Medici, che, sconfitto l'esercito senese, gettò le basi per la costruzione del Granducato di Toscana. E per il periodo di splendore umanistico, culturale, artistico e architettonico del Rinascimento. L'assalto al castello di Marciano è stato l'episodio rievocato nella mattinata del 5 di maggio. Il centro storico del paese della Valdichiana è tornato indietro nei secoli con la composizione degli schieramenti e il racconto dei fatti militari con la ritirata franco-senese. Andiamo al campo, uomini! La giornata è nostra! Per violenza! Per violenza! Valle! Ultimo atto di questo fine settimana di iniziative, la presentazione del libro Cosimo I de' Medici alla presenza del presidente della Regione Toscana, autore del libro.